Se mi rendo conto che qualcuno non ce la farà, quando vedo le salme coperte da un telo nero dopo essere state recuperate, o sento famiglie che mi dicono di aver perso in mare i propri cari, provo rabbia e dolore. Sono emozioni talmente forti che non riesco a gestire. Spesso mi capita di sbattere la mano da qualche parte, su un muro, su una porta, ma il dolore fisico è inesistente in quei momenti perché è il cuore che fa male. Potrebbero essere stati mio padre, mia madre, i miei fratelli. Tante volte ho ricevuto chiamate di parenti in cerca dei dispersi e ho dovuto dire loro che la figlia, il marito, la madre erano morti. È terribile. Una volta un padre mi ha chiamato dalla Siria e mi ha detto: «Sono più forte di te. Se mio figlio è morto, dimmelo e basta». Io ho controllato l'elenco dei superstiti e il suo nome non c'era. Sì, è morto. Nella casa siriana sono iniziate le urla altissime della madre. Poi ho saputo che in quel caso la salma è stata recuperata dal mare e allora si sono potuti svolgere i funerali di un figlio il cui corpo non era lì, ma in Italia. Ma tante altre volte nella disgrazia c'è anche chi è meno fortunato, perché chi non trova il cadavere soffre molto di più. La speranza di ritrovarlo fa vivere in un limbo senza fine. Mi arrivano di continuo mail e telefonate dalla Siria, da decine di paesi esteri, Stati Uniti compresi, dai parenti e dagli amici che hanno perso in mare delle persone care. È davvero pesante a livello psicologico, ci vorrebbe qualcuno che faccia questo lavoro. Così come è pesante fare la parte del boia quando c'è gente che ancora, dopo mesi, pretende di trovare i propri figli, chiedendoti di cercarli nelle carceri, nei centri di accoglienza. Fa stare male pensare di essere molto amata dalle famiglie dei vivi, di chi ce l'ha fatta, ma non esserlo assolutamente da parte dei parenti dei morti, dei dispersi. Non c'è via d'uscita da questo dolore. Una volta una madre mi ha chiamato da Aleppo alle 2 di notte. «Nawal, scusa l'orario, non so che ore sono da te, ma ti ho chiamato per un motivo importante. Sento che uno dei 4 figli che ho perso nel naufragio è vivo». Cosa si può rispondere a una madre che la pensa così? Niente, se non darle un anestetico dicendole che la mattina dopo avresti chiesto, avresti controllato tutti gli elenchi. Allora riesci a calmarla, anche se sai che non durerà molto. C'è una frase che mi sento ripetere spesso da chi è finito in questo girone dantesco. Avrei preferito vedere morire mio figlio sotto le bombe, difendendo la patria, ma non in mare. La morte in mare è l'anonimato, morire anonimi. Non c'è niente di peggio.